Amici di YouTube, benvenuti sul mio canale di crescita personale. Io sono Marco Liguori ed è un piacere per me essere in vostra compagnia e avervi sul mio canale di crescita personale. Canale che vi ricordo nasce per fornirvi degli utili strumenti per il risveglio del vostro potenziale, per accrescere la consapevolezza in tutti coloro che guarderanno questi video. Vi ricordo un presupposto di programmazione neurolinguistica, che tutte le cose belle sono già al nostro interno. L'essere umano dispone di un potenziale virtualmente illimitato e, sempre per citare la programmazione neurolinguistica, tutti quanti noi nasciamo con la stessa neurologia, pertanto se ci è riuscito qualcuno ad ottenere uno straordinario risultato, ci può riuscire chiunque. L'argomento del giorno non riguarda soltanto il coaching e la crescita personale, riguarda qualsiasi campo umano ed è appunto inerente alla felicità, o meglio, come ottenere la felicità, come migliorare il nostro stato emotivo e migliorare le emozioni che proviamo nella nostra vita. Uno dei consigli che mi sento di darvi è quello di iniziare a vivere il presente. Se realizzate che il passato oramai è passato e che quello che può fare la differenza nella vostra vita, felice o meno felice, è essere consapevoli che è importante vivere il qui e ora, quindi vivere il presente, non rimuginare o pensare troppo a quelli che sono gli eventi passati. Ebbene, sicuramente da un lato essere, imparare dai propri errori, imparare dall'esperienza passata, ma vivere esclusivamente nel passato e condizionare quello che sarà il presente è qualcosa di estremamente, deleterio. Quindi, primo, consiglio per, una vita felice, vivere il presente, evitare di, rimuginare troppo sul recente passato, e evitare che il passato condizioni il nostro presente. Questo vi fornirà una maggior felicità e soprattutto vi fornirà il focus su quelli che sono i vostri obiettivi e su quelli che sono i vostri straordinari sogni. Il consiglio numero due che mi sento di consigliarvi è quello di vivere con gratitudine. La gratitudine è qualcosa di estremamente importante, qualcosa che aiuta a vivere meglio e vi conferirà sicuramente maggior felicità. Ricorda che tu lo dai per scontato, però vivi in un paese libero. Hai una connessione internet perché altrimenti non potresti essere qui su YouTube a guardare questo video. Stai seguendo un video di crescita personale, quindi hai un'intelligenza sopra la media. Quindi il buon Dio ti ha donato un'intelligenza sopra la media. Vivi in un paese che offre numerose opportunità e credimi, a differenza di quello che cerca di farti credere la televisione, le opportunità ci sono, hai una credenza piena di cibo, hai riscaldamento, sei una persona sana, quante persone sono andate a dormire ieri stesso e non si sono più alzate. Tu ti sei alzato, sei in buona salute e hai potenzialità virtualmente illimitate. Quindi impara a ringraziare per quello che hai, prima di lamentarti di quello che eventualmente non hai ancora. Se vivi con gratitudine, vedrai che le belle cose arriveranno e avrai l'impressione di vivere una vita felice.
e in coerenza con quelli che sono i tuoi valori. Quindi, segreto numero due per la felicità è vivere con gratitudine, apprezzare e ringraziare per quello che si ha, anziché lamentarsi troppo su quello che non si possiede ancora, che se ovviamente si cambia questa mentalità, se ci mettiamo in una mentalità di vivere con gratitudine e perseguire con costanza i propri obiettivi, non avrete limiti, otterrete sicuramente tutto quello che vorrete. Facciamo un ultimo riepilogo generale. Abbiamo detto i due segreti per la felicità sono innanzitutto capire l'importanza di vivere il presente, il qui e ora, non farsi troppo condizionare dal passato recente e non lasciare che gli eventi passati, seppur non positivissimi, possano condizionare il proprio futuro, il proprio presente e il qui ed ora. Vivete il presente, cercate di concentrarvi sul qui e ora, senza avere la mente troppo proiettata all'indietro nel passato. Il consiglio per la felicità numero due è quello di iniziare a vivere con gratitudine, ringraziando per quello che si ha e diminuendo, insomma, la nostra attitudine a lamentarsi per quello che non si possiede ancora. Non date per scontato, insomma, le cose belle che avete nella vostra vita, la salute, l'affetto delle persone care, il fatto che avete sicuramente un'intelligenza sopra la media, altrimenti non stareste a guardare un video di questo tipo, stareste sicuramente a guardare qualche video di videogiocatori di YouTube che sicuramente sono molto divertenti, ma non alzano il vostro quoziente intellettivo più di tanto. Quindi siate grati per queste magnifiche doti che vi sono state donate e ricordate che possedete un potenziale virtualmente illimitato e facendo così avrete tutti gli ingredienti giusti per vivere una vita felice. Spero che il video sia stato di tuo gradimento. Clicca mi piace e vai a guardare tutti gli altri miei video di crescita personale. Iscriviti al canale e se puoi ti chiedo di condividere questo video in modo da far giungere questi video, questi consigli e strumenti per la crescita personale a più persone possibili. In firma troverai sia i miei contatti e l'indirizzo del sito email www.marcoliguori.com e troverai anche i link dei miei libri di crescita personale in vendita su Amazon, che altro non fanno che approfondire gli argomenti trattati in questi video. Con questo è veramente tutto. Io ti ringrazio ancora per l'attenzione che hai dato a questo video. Ti auguro un magnifico proseguimento su YouTube. Ciao e alla prossima.